Continuiamo a parlare del Borgo di Dio. Allora, il Borgo di Dio di Trappetto, in provincia di Palermo, sognato, pensato e costruito dal sociologo triestino Danilo Dolci, teorico della non violenza e dell'educazione dei giovani e adulti, del riscatto dei poveri, è morto, distrutto dalle pesti e dall'indifferenza della burocrazia. Dolci oggi è solo un'enorme struttura abbandonata di 1.000 metri quadrati, coperti, e 20.000 di terreno d'ulivi. Adesso cambiamo argomento e parliamo un pochettino della storia di Trappeto, anche perché qualcuno ancora non sa tutto della storia di Trappeto. Diamo la linea al mio collega Alberto. Allora, io grazie a un libro che è veramente antico, io oggi voglio dire la vera storia di Trappeto, dal principio, cioè la spiaggia di San Cataldo. Allora, a San Cataldo è possibile ammirare il mare, dove noi vediamo Città del Mare oggi, e dalla Ciammarita vediamo la bellissima spiaggia che ora è stata modernizzata. Allora, Trappeto è stato un paese che ospitava moltissimi animali tipo ippopotami, cervi, eccetera. C'era anche la presenza dell'Elepas falconeri, che erano delle tartarughe giganti. Allora, Di questo vediamo anche delle immagini che adesso appena finisci di parlare ve le mandiamo. la presenza di questo animale, di questa tartaruga gigante, fino a giungere al mare, era ricca di acqua questo luogo dove stavano. Quindi il 13 giugno del 1964 la rivista di Scienze Preistoriche dava notizia di un importante ritrovamento nella zona di San Cataldo. I due che stavano attraversando la strada 113 a monte della baia di San Cataldo osservavano le varie grotte naturali, poste a circa 60 metri del livello del mare. Allora, incuriositi di quelle cavità, si penetrarono con una torcia di auto e trovarono grande abbondanza di materiale litico. Che vogliono dire queste parole? Vogliono dire che due ragazzi hanno visto dentro le grotte di San Cataldo, a 60 metri del livello del mare, queste grandissime tartarughe giganti, che anticamente si chiamavano Elephas falconeri e anche Elephas menetreis. Questi qui sono nomi scientifici che gli hanno dato. Allora, dopodiché voglio parlare di una leggenda, che è quella. Allora, leggo il titolo: Dai le strigoni ai satani. Ai sicani, scusate. Le grotte di Re Cuoco. Allora, Re Cuoco è una leggenda. Allora, mi trovavo pomeriggio assieme al mio amico Vittorio Vitale quando intraprendemmo a risalire il fiume Nocella, della Voce verso sud. La giornata appariva fresca, nonostante il mese di giugno, attraversati tutti e tre gli antichi molini presenti nella baia di San Cataldo, oltrepassata la statale 113, ci incamminammo verso l'interno, dove le acque puzzolenti del fiume, a causa degli scarichi della distilleria, ora torrente, recano nausea e fastidio all'olfatto. Sulla nostra destra, stranissime cavità, sembrava ci guardassero. Proseguimmo attraverso un ponticello in cemento. Sul lato destro avvertimmo del rumore delle acque, un affluente del fiume, mentre una strada sul lato sinistro, sterrata, ci veniva incontro. Sulla collina a sinistra notammo una struttura appartenente del Neolitico. Un dolmen? Allora, man mano ci trovavamo la zona, assumeva dei canotti davvero unici e interessanti. Allora, i muri erano totalmente tanti erano grandissimi. Salimmo incuriositi fra rovi e cespugli, notammo come le costruzioni erano formate a blocchi, squadrati e di dimensioni notevoli. Allora, questa è una bellissima leggenda del Re Cuoco, che continueremo nelle prossime edizioni, perché è molto lunga. Infine voglio parlare di Trappeto e della Chiesa Nuova. Allora, tutti sanno che la chiesa ora si chiama Chiesa Santissima Annunziata.
prima era un'altra struttura e aveva un altro nome. Allora, non v'è dubbio che la prima chiesa di Trappeto fu quella sita sulla baia di San Cataldo, citata in epoca normanna. Allora, le altre se ne furono, andarono in rovina con l'invasione islamica. Quindi a Trappeto c'erano moltissime chiese prima. La prima è stata quella sulla baia di San Cataldo e le altre sono state in rovina a causa dell'invasione islamica. Allora, la chiesa citata negli archivi di beni culturali risalente al XI secolo non era necessariamente posta dove oggi noi abbiamo ritrovato le rovine della chiesetta di San Cataldo. La zona restava esposta alle scorribole saracene e poi turche. Poi voglio dire, i baroni Miceli avvertirono fino in fondo l'importanza di avere un parroco, nel nascente borgo. Allora, pensavano quindi di eleggere un cappellano con l'obbligo della residenza e gli pagarono di tasca propria uno stipendio. Allora, con questo finisco la storia di Trappeto, edizione l'appuntamento di nuovo alla storia, perché continueremo queste letture. E scusate per registrazioni, ma le scritture sono quasi indecifrabili. E allora, adesso leggiamo la pillola del giorno. La prima pillola del giorno, che è una poesia di Daniele Docci, si intitola Voci Odi. Voci Odi, non rumore. Imparano a scoprire toccando, udendo, guardando e sapendo. Si educano al rapporto tra creature. La città terrestre è il cantiere di ognuno, più intima la zagara di Mandrino, nella sera umida. Danilo Dolci. Allora, io volevo leggere un'altra poesia. Il titolo è Trappeto nell'avvenire. 50 anni di sudori e stenti hanno reso questa gente forte e intraprendente. Sarà la fede nel presente a vincere gli ostacoli esistenti, offrendo un futuro radiente e sorridente. Sarà l'amore per la terra, la benevola accoglienza, la cura per l'ambiente, a innalzare l'animo della gente. Trappeto, remembra oggi la sofferenza, quando tutti i figli partirono, quanti e quanti partirono in terra altrui, lontani per il lavoro, lontani da madre e padre. Trappeto, ognuno senza l'odore, senza il dovere, senza il dolore, d'amare e di investire, di aiutare l'altro e scorreggere. Scusate. Fino a farsi un grande uomo, scusate. Questa è una bellissima poesia, tratta da sempre quel libro antico. Il titolo è Trappeto nell'avvenire. Adesso ci fermiamo per un'altra breve pausa pubblicitaria. E mandiamo le foto delle tazze di rughe girate. Ecco, a tra poco.